a metà tra una pizza e una focaccia farcita, il pizzolo è una specialità tutta siciliana e io vi presento la mia versione. In una ciotola versiamo la semola rimacinata di grano duro e una farina zero. Io ho scelto la manitoba. Facciamo una fontana con un cucchiaio, aggiungiamo il lievito sbriciolato, potete utilizzare anche il lievito secco. Versiamo un po' d'acqua, un po' di zucchero, aiuterà la lievitazione. Mescoliamo, aggiungiamo l'olio, il sale in un angolino e l'acqua rimasta poco per volta. Ricordate che non tutte le farine assorbono la stessa quantità d'acqua, quindi aggiungiamola poco per volta e regoliamoci di conseguenza. Inizialmente potrete lavorare in ciotola con un cucchiaio. Lascio riposare 15 minuti in modo che si cominci a formare la maglia glutinica. Distribuiamo un po' di farina sul piano. Ribaltiamo l'impasto e con un po' di olio di gomito cominciamo a lavorare. Se avete una planetaria, con il gancio potrete utilizzarla. Facciamo qualche giro di piega, slap and fold. Basterà sollevare l'impasto, farlo ricadere, ripiegandolo su se stesso. Facciamo lievitare il nostro impasto per circa 2 ore, ma ricordate che il tempo è sempre indicativo. In ogni caso dovrà sempre raddoppiare. Il nostro impasto ha raddoppiato il suo volume, siamo pronti a spostarlo sul piano di lavoro. Infariniamo un po' con la semola rimacinata e ribaltiamo l'impasto senza sgonfiarlo troppo. Adesso dividiamolo in 3 parti più o meno uguali. Ricaviamo 3 belle pagnottelle, così portando i bordi verso l'interno e formando una palla. Le nostre pagnottelle sono pronte, ma dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e lasciarle riposare al caldo per altri 30 minuti. Le nostre pagnottelle hanno finito la loro seconda lievitazione, non ci resta che procedere alla preparazione del pizzolo. Spolveriamo il piano di lavoro con un po' di semola e cominciamo a stendere il pizzolo con le mani. Facciamo prima un po' di pressione al centro, cominciamo ad allargarlo lasciando i bordi un po' più spessi. Ci vuole un po' di pazienza, ma non è difficile da fare. Con questi movimenti l'impasto si allargherà da solo e poi di nuovo sulla spianatoia. Dobbiamo fare quasi come fa un pizzaiolo. Il pizzolo è una preparazione rustica che nasce allo scopo di provare la temperatura del forno prima di cuocere il pane. Quindi l'ideale sarebbe cuocerlo sulla pietra refrattaria. Se non avete la pietra refrattaria, però, potete sempre utilizzare una teglia tonda. Infariniamo il nostro disco di pasta da un lato e dall'altro. Prendiamolo delicatamente. Lasciamo cuocere 7-8 minuti a 240 gradi in pietra refrattaria già calda. Il nostro pizzolo ha preso un po' di colore, sforniamolo. Le nostre basi sono pronte, si sono leggermente intiepidite e adesso possiamo farcirle. Con delicatezza dividiamo il disco in 2 parti. Se si dovesse bucare non è un problema. Noi abbiamo scelto una versione vegetariana, quindi pomodoro tagliato a fette sottili, una leggerissima spolverata di sale, un po' di origano, l'olio d'oliva e per finire un po' di provola dolce. Distribuiamola in maniera uniforme e ricopriamo tutto il nostro pizzolo. Ricopriamo con l'altro disco e per finire ancora un filo d'olio, origano, spolverata di parmigiano grattugiato. Inforniamo qualche altro minuto in modo che prenda colore. A fine domunno!